Dal 18 al 24 marzo è il Comune di San Costanzo il nuovo protagonista di 50x50 Capitalia al quadrato, il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i 50 comuni della provincia a turno capitale per una settimana nel 2024. Colori, odori, sapori, ricette, folklore per una settimana che vede oltre 30 iniziative organizzate in 7 giorni. Il programma si intitola Il gusto della cultura, la cultura del gusto e sottolinea l'immensa ricchezza enogastronomica di questa parte del territorio che dialoga con le numerose iniziative culturali tra teatro, letture, musica ma anche poesie e passeggiate nella natura. Diamo molta importanza alla giornata del sabato. Il sabato pomeriggio avremo la sagra delle sagre tutti insieme appassionatamente. Le 5 associazioni che durante il nostro anno organizzano sagre si riuniranno tutti insieme in piazza per far conoscere a chi viene da fuori quelle che sono le loro specialità. Ci sarà un momento animato dal gruppo caratteristico La Matta, assieme alla Matta dei più piccoli, con i bambini della scuola dell'infanzia di San Costanzo e di Cerasa, e il gruppo I Pasquillanti che poc'anzi abbiamo ascoltato. Sono davvero tante le iniziative, tante le rassegne, sono tutte molto importanti, si va dalla biblioteca al teatro, alle cantine, ai ristoranti, per cui abbiamo un calendario di eventi, di rassegne davvero per tutti i gusti. Anche per la Proloco questa è un'occasione molto importante. Sì, sicuramente è un'occasione importante per far conoscere tutto il paese, ma far conoscere anche la nostra Proloco con tutte le nostre attività, soprattutto con la nostra peculiarità che sono i giovani. Contribuire a questi eventi è una cosa fondamentale e la cosa più bella che è stata fatta sicuramente in questa occasione è l'unione di tutte queste associazioni che per la prima volta si uniscono per fare una sagra delle sagre. Per il Comune di San Costanzo un programma particolarmente completo, in linea con la natura della cultura, commenta il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini. Un programma veramente impressionante, non solo per il numero degli appuntamenti e per la qualità, ma per il trasporto, il senso di comunità che si avverte nella costruzione del programma e anche per aver saputo toccare i tasti classici, diciamo, della programmazione culturale, quindi dal libro al teatro, alla conferenza, alla mostra, ma anche tanti elementi di aggregazione fino alla sagra delle sagre. San Costanzo è una delle realtà dal punto di vista agroalimentare, enogastronomico più interessante d'Italia, per la programmazione che va perfettamente in questa linea, in questa direzione. Grazie veramente per questa mobilitazione e sarà una bella passione vivere la settimana di San Costanzo. Evviva! Evviva!